Ah, Dogmeat, non sai mai quanto ti senti solo finché non perdi qualcuno a te caro. È così che ti sentivi tu, quando hai perso il tuo padrone? Beh, nel mio caso non era il mio padrone, ma era mio padre. Abbiamo vissuto tutta la nostra vita là dentro, o quasi a quanto pare. E quando l'ho ritrovato pensavo di aver risolto tutto, che l'avrei aiutato, che avremmo sistemato le cose. E ora, beh, non c'è più. Meno male che ci sei tu, almeno mi sei vicino. In questi casi è sempre meglio avere un amico vicino. Vieni, Dogmeat, devo fare un po' di rifornimento. Devo tornare un attimo a Point Lookout. Purtroppo con il caos dell'esplosione della villa non ci ho pensato, ma ho lasciato là un sacco di roba. Lo so, mi tocca rifarmi il viaggio. Ah, questo bellissimo e sudicio bar. L'ultima volta che ci sono stato è successo un gran casino. Ehi, hai qualcosa di nuovo per me? Cosa diavolo vuoi? Sì, Ah, qualcosa da bere che mi faccia star meglio. Andiamo, Dogmeat, abbiamo finito qui. Ah, scusami? E tu che ci fai qui, Butch? guarda chi c'è. Il mio eroe. Quello che mi ha fatto uscire dal Vault. Mi sa che gli devo offrire da bere. Beh, altro che da bere. Mi devi spiegare come hai fatto ad arrivare qua così in fretta, carovana? Brindiamo a fare casino e vivere una bella vita là fuori. Salute! Alla Ora ci salute! serve solo una banda e poi potremo impadronirci di tutta la zona contaminata. Beh, se vuoi siamo io il cane, se vuoi unirti. Certo che sì, dannazione. Potrei starmene là fuori a far casino con la mia banda. I serpenti del tunnel potrebbero tornare a colpire. Ah, O certo. tipo tornare a strisciare. Non importa. E allora andiamo, bello. Sì, staresti benissimo nella mia banda. No, Sei no, tu dentro. sei nella mia, Legge Ciccio. dei serpenti del tunnel. Ciccio, Amico, sei rispetta la proprio l'ultimo gerarchia, tu sei pervenuto, nella mia di vero? banda. Tu in questo momento sei sotto al cane, sappilo. Beh, non eri nei piani, Butch, ma ehi, benvenuto in squadra. Allora, Butch, che arma usi tu? Una pistola 10 mm, eh? Non male. Ma penso che possiamo fare di meglio. Andiamo, ci penso io a te. Ti faccio un regalo appena uscito dal Vault. Vieni che ti insegno un po' di cose, Butch. La vedi quella baracca in mezzo all'acqua? È il posto migliore dove comprare armi. Dogmeat, dove stai... Dogmeat, torna qui. Dove stai andando? Si è rimbambito il cane. Allora, tu resta qui, vado a prenderti un regalo, eh? Mi raccomando, non sbirciare. Allora, ci serve una bella arma per Butch. Sai che lo Scar non mi sembra male per lui? Ma sì, potrebbe essere una scelta. Oppure andiamo su qualcosa di un po' più esotico. Qualcosa di inusuale, magari. Ok, ecco la tua sorpresa, Butch. Io ti do un'arma, tu scegli quella che più ti piace. Ok, che cosa hai scelto? Ah, piccolo ma veloce, eh? Accetto la tua scelta. D'accordo, vieni, Butch. Devo tornare in un posto. Ah, che magnifico posto di merda. Guarda, non ti racconterò i dettagli di quello che è successo qui. Porca troia. Sappi solamente che mi fa ancora male la testa. 1 hour later. Ok, e con questo ho sistemato tutto. Povera ragazza. Morta per un tragico incidente, Butch. Spero che tu sappia cavartela, Butch. Qui la gente fa male, soprattutto coi fucili. E come puoi ben vedere, manca un po' di illuminazione qua sopra. Di giorno è spettacolare, ma di notte, che meraviglia. Guarda un po'. Gente morta di altri tempi, Butch. Gente morta di altri tempi. E sì, se te lo chiedi, questa roba è ancora commestibile, Butch. Abituati, perché qua si mangia così. Toh, ma guarda, un altro villone. Tu lo sapevi, Dogmeat, che c'era? Ah, ma fai silenzio. Sempre a bere, pensi tu. Beh, ho conosciuto un amico in quest'isola, sai? Aveva una villa simile a questa. Se sei stanco, possiamo andare a chiedere riposo. È ancora notte, d'altronde. Sembra abbastanza pulito. Ehi là? C'è qualcuno qui? Oh, salve. Stai alla larga. Cosa ci fai in casa mia? Le chiedo scusa, eravamo qui solamente per far riposare questo qua. D'altronde, bella casa, davvero. Un mio amico ce l'aveva uguale. Sei nella tenuta di Black Hole. Non è un luogo turistico, ma apprezzo il tuo buon gusto. Dai, parliamo un po'. Certo, la ringrazio. Butch, queste sono buone maniere. Chiedi sempre il permesso prima di entrare in casa di qualcuno. Allora, mi dica. Bene, bene.
La gente dovrebbe avere il tempo di sedersi e parlare, soprattutto in questo periodo. Ha pienamente ragione. Conversazione civile. Una grande arte perduta. Sei d'accordo? Dannatamente d'accordo. Sono felice che la pensi così. Il dialogo è una delle virtù che ci separa dai cretini come gli abitanti. Ha pienamente ragione. Quella gente è proprio stupida. Devo dirlo. Sono scappati con un libro, un prezioso cimelio di famiglia. Volevo chiederti se potresti recuperarlo. Certo, certo, assolutamente. Riceverò qualcosa in cambio? È semplice, contanti. Riporta il libro e ti darò 1000 tappi, senza troppe domande. D'accordo, troverò il libro per lei. Bene, gli stupidi che l'hanno rubato credono che abbia dei poteri e per questo sarà tenuto sotto stretto controllo. C'è un luogo dove si svolgono i rituali, a est del Luna Park, nel seminterrato di una casa in rovina. Lo troverai lì. Portamelo e ti pagherò. D'accordo, andrò a dare un'occhiata. Non farti ammazzare. Vai tranquillo. Dogmeat, andiamo a cercare un libro. Spooky. Che puzza. Nel vault non c'era mai questo odore. Che ti aspettavi? Tutti questi anni dopo le bombe mica profuma di rose la gente. Ma spesso sono più gentili di quanto sembrino. Ehi, aspetta, tu chi un sei? Attimo. Devo sapere se Obadiah ti ha chiesto di trovare un libro. Sì, e se così fosse? Ti prego, non capisci cosa ti hanno mandato a prendere. Quel libro, il Kriv Bekni, è un oggetto del male. Ok, tu non mi sembri una pazza della palude, quindi di cosa stiamo parlando? Sì, il Kriv Bekni. La famiglia Blackhall e quel libro hanno una lunga storia di malvagità. Tempo fa è andato perso, ma poi è stato ritrovato a Point Lookout e ora Obadiah cerca di riprenderselo. Non lo so, sembra che lui abiti qui da sempre, anche se la tua storia potrebbe avere un fondamento di verità. Perché lo desideri? Obadiah non è migliore degli infedeli a cui ti ha chiesto di rubarlo. Pensa di poterlo usare per controllarli e solo Dio sa per cos'altro. Esiste un modo per distruggere quel dannato libro e ho intenzione di fare proprio così. E se dovessi trovarlo? Non chiedo altro. Mi puoi trovare nella mia tenda alla spiaggia, a sud di Blackhall. Che Dio benedica il tuo cammino. Marcella, esiste ancora un Dio? Non lo so. Beh, Butch, ogni tanto non sempre quello che la gente ci chiede di fare corrisponde con quello che faremo davvero. E alla fine non abbiamo neanche riposato. Cani selvaggi! Bel colpo, bravo! Vedo che quell'arma è proprio adatta a te, Butch. È tempo di dire... Vai, Butch, divertiti! Bravo, bel colpo. Sembra che siamo arrivati dove dovevamo. Buongiorno, sono Massimo D'Alema. No, non è vero. Roba antica, vedo, eh? Sembra molto più vecchia delle costruzioni del Vault, questa. Sì, direi proprio di sì. Teschi, Butch. Teschi da tutte le parti. Però ogni tanto qualche piccolo ritrovamento interessante lo troviamo. Non mi lascerai qui, vero? No, tranquillo, tranquillo. Mi stavi antipatico una volta, ma non così tanto. Nuka-Cola Quantum, Butch. Una delle varietà più buone che ci sono. Qualcuno vuole giocare a poker con il morto? Nonostante tutto, sembra comunque una trappola. Anche se non vedo gente in giro. E il rituale, beh, sembra essere andato a buon fine. Ah, non scandalizzarti, Butch. Questa è quasi la normalità qua fuori ormai. Non succede sempre, ma succede. Il libro ce l'abbiamo, quindi... Anche se sporco di sangue, prendiamolo. Schifo non ci fa ormai. Oh! Ecco gli invitati alla festa. Ma stai. Buono. Fastidito il serpente del tunnel e ora ti becchi il suo morso velenoso. Beh, in questo momento tu sei in un tunnel, quindi è anche contestualizzato. Bravo. Guarda come usare il VATS. Non so se l'hai mai usato, Butch. Ma ti sarà molto utile qua fuori. Credimi. Oh, arriva gente, meglio cambiare arma. Sai qual è la cosa migliore di questa gentaglia, Butch? Ti danno sempre munizioni alla fine. Ok, buio come la notte più pesta. Che dite ragazzi? Che facciamo con questo libro? Lo portiamo al vecchio o lo portiamo alla ragazza? Ma, chi lo sa. Stiamo parlando di religione, potrebbe essere anche tutto inventato.
Contrabbandieri, Butch! Contrabbandieri! Uno dei modi migliori per farsi odiare dalla gente. Beh, a quanto pare neanche Margaret sembra essere tanto simpatica. Benissimo. Forse mi sbagliavo sul suo conto. Forse non era lei quella di cui dovevo dubitare. Possiamo riposarci un po'. Ah, fai pure, il letto è libero ora. Marcella. In che guaio ti sei cacciata? Cos'hai da dirmi? Mi hanno attaccato nel sonno. Non credo sopravvivrò. Prego solo che tu non abbia portato quel libro a Obadia. Devi completare la mia missione. C'è un modo per distruggere totalmente i Creef Beckney. Ma devi fare un pellegrinaggio a nord di Point Lookout, nella capitale della zona contaminata. Hai capito, si torna a casa. Sei proprio un tipo per Benino, vero? Chiamato Danwich. Troverai un obelisco, un monumento imponente. Distruggerai il libro. Devi solo appoggiarlo sulla sua superficie. Ok. Che Dio ti benedica, figliolo. Ora parti subito per Danwich. Mio Dio, chiedo perdono per tutti i miei peccati con tutto il cuore, scegliendo il male e fallendo nel bene. Ho peccato con te, a cui dovrei... Che tu possa riposare in pace, Marcella. Non sarà una tomba, ma credo tu abbia fatto la cosa giusta. Spero che il tuo Dio abbia accolto le tue parole. La tua prima missione, Butch, è già incasinata come poche. Assurdo, vero? Allora, Obadia, casualmente una persona è morta adesso, vero? Il libro. L'hai trovato. Forza. Dammelo. No, 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 no. Non starai pensando di darlo a Marcella. Dai, è un incapace. Dammelo e prendi i tuoi soldi. Io non ho mai fatto quel nome. E quindi sai già che è morta. Chissà. Ora però c'è una ragione in più per cui dovresti consegnarmi il libro. O chissà, magari potrei portarlo da qualche parte e distruggerlo, vero? Andiamo, Butch. Dobbiamo tornare a casa. Ah, un'altra cosa, signor Obadia. Doveva fare più attenzione. Possiamo andare, Butch. Qui fuori ho imparato che una vita per un'altra vita. Point Lookout, credo di aver finito qui. Ancora mai, Lurk, ma forte. Oh, Nadine, per investire qualcosa in qualche guardia del corpo in più, no, eh? Una disinfestazione, magari? Nonostante l'aspetto, sta roba è buona da mangiare, Butch. Prendine qualche pezzo. Se la cucini bene, esce veramente una squisitezza. Ah, questo edificio, eh? Sì, ho capito dove siamo. Non mi aspettavo certo di trovare un monumento qua sotto. La zona contaminata nasconde sempre dei segreti. Come puoi vedere, per tua fortuna, qui ho già ripulito. Dobbiamo solo trovare una strada per i sotterranei. Dovrebbe essere questa la porta. Sembrerebbe che qui si scenda. Sei pronto a farti un viaggetto all'inferno? Qua inizia a bruciare la pelle. Eccola qui la grotta. Sì, sembra che qualcuno avesse intenzione di usarlo questo posto. Ha ancora l'aspetto di una grotta, ma qualcuno ci ha lavorato qui. Ehi là? Buongiorno. Salve. No, 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 no. Il mio cane non si tocca. Te l'avevo già detto, no? Curse Breaker, eh? Ah, una mazza da baseball. Che nome singolare. Eccolo qui. Ma guarda un po'. C'è una spada con delle incisioni qui. Molto interessante. Un po' rovinata. Ma forse possiamo sistemarla. Sei pronto, Butch, a vedere qualcosa che non si vede tutti i giorni? Ad esempio, questa. Wow, bella armatura. Prima di avere a che fare con questo obelisco, vorrei provarla ad estrarre. Ecco fatto. Ehi, non sarà la katana più bella della zona contaminata? Ma almeno funziona, hai visto? Sì, non so perché non mi attacchino. Devo avere qualcosa di speciale. Bene, Butch, chiudiamo questa storia. L'obelisco ha molto in comune con il Kirbekinnik. Solo starci accanto ti fa sentire a disagio. Wow! Beh, hai visto che flambè? Tutto a posto? Direi che
Me la sono guadagnata questa, no? Proviamolo subito, dai. Sembra che abbia molti benefici questa armatura. Sembra anche molto vecchia. Ed è addirittura più forte di quella che abbiamo. Incredibile. È un po' eccessivamente lucida, ma d'accordo, è fatta di pelle. Beh, che dici, Butch? Come sto? Sono eccessivamente lucido. A Dogmeat piaccio. Potrei farci bondage con questo, che dici, Dogmeat? Bene, Butch, benvenuto a casa mia. Se vuoi per te, qua sotto c'è una bellissima stanza. Puoi usarla come meglio credi. E Butch, lo so che forse noi due non siamo andati d'accordo quando eravamo bambini. Vieni qua che ti ammazzo di botte, brutto cretino. Ma grazie a te oggi ho pensato a tutt'altro e non mi sono rattristato della morte di mio padre. E volevo dirti grazie, amico. Sono contento che tu sia uscito da quel buco.